può sembrare strano, oggi ce lo dicevamo sin dal primo pomeriggio, con tutte le persone che in questa sala in gran parte si conoscono, trovarci qui dove abbiamo fatto tante iniziative in tutti quanti questi anni, per il tipo di iniziativa che facevamo, no? Trovarsi qui a dire, lo sapete di che cosa stiamo parlando? Cioè questa sera si decide, si discute se fare una lista che partecipa alle elezioni amministrative. Questo, la leggerezza con cui ne abbiamo discusso nel pomeriggio, secondo me, ma anche la profondità con cui ne abbiamo discusse, è l'unico modo con cui possiamo pensare di vivere questa esperienza. E l'assemblea di oggi pomeriggio, secondo me, in cui tra una cosa e l'altra circa 200 persone hanno partecipato, è la dimostrazione che a Pisa oggi esiste una sinistra sociale diffusa, una sinistra politica, una sinistra culturale. E per noi che abbiamo lanciato questo appello, lo diciamo con chiarezza, compagni e compagni, la parola sinistra non è una parola che dobbiamo rottamare, esistono delle differenze e questa è un'esperienza che vuole essere chiaramente di sinistra. E se qualcuno come Luca Daddi titola "La sinistra più di sinistra si ritrova" con un tono di larità, stia certo che il tentativo di ghettizzarci non ci può essere, perché la nostra sinistra, quella che è qui presente e quella che parla, è una sinistra che è fatta di esperienze, di competenze ed è fatta di lotte e conflitti concreti e reali in questa città, cosa che tanti altri hanno abdicato da tanti anni e che qualcuno con una patina di novismo si vuole accreditare. Noi invece dalla nostra abbiamo tutto questo. Abbiamo tutto questo e significa anche una sinistra che in questi anni ha avuto il coraggio di opporsi al malgoverno dell'amministrazione Filippeschi, ma anche ha avuto il coraggio di opporsi a un'arroganza senza limiti di tutto il sistema di potere che da troppi anni governa questa città. E questa sinistra, cioè noi, e pensiamo che possiamo parlare a mondi molto più ampi di noi, non solo si è indignata per tutte le cose che sono successe e che sono state raccontate questa mattina, però anche, ed è per questo che noi andiamo a governare questa città, perché questo deve essere il nostro obiettivo, siamo stati capaci anche di costruire, di sperimentare, di trovare e praticare alternative democratiche, di trovare dal basso delle risposte a bisogni sociali sempre più urgenti. Questo siamo stati e questo vogliamo essere. L'elemento elettorale, dobbiamo stare attenti, fa paura, però non può cambiare la nostra natura. Noi non siamo riduzione ad uno, noi siamo una sinistra che è plurale al suo interno, lo è sempre stata, siamo stati anche divisi e di questo ne siamo consapevoli, però in questi ultimi 5 anni abbiamo fatto delle cose importanti. L'abbiamo fatte perché siamo riusciti a lavorare assieme, in tanti e diversi, e come si diceva oggi pomeriggio, non l'abbiamo fatto per un dovere, per un mito dell'unità della sinistra che sinceramente e personalmente non mi appartiene, ma a partire dalla condivisione piena di alcuni contenuti, puntando all'inclusione di soggetti diversi. Questa è stata la nostra forza in questi anni difficili di opposizione all'amministrazione, perché siamo riusciti a valorizzare sempre ciò su cui eravamo d'accordo e su quanto non eravamo d'accordo abbiamo sempre proseguito il confronto. Un confronto fra di noi continuo e permanente ed è questa secondo noi la bussola che dobbiamo mantenere dentro questa esperienza. E la dimostrazione che esistiamo, che non ci hanno spazzato via, è il fatto che in tante e tanti abbiamo risposto all'appello questa sera. Di cosa discutiamo oggi? E di cosa discutiamo stasera? Abbiamo risposto in tanti perché sentiamo un'esigenza, una necessità, però la discussione non è facile ed è su un nodo fondamentale, che non è scontato, che non è banale, ma che è un nodo che fino ad oggi ci ha diviso. La scommessa di oggi è capire se questo nodo, anziché dividere, moltiplica le nostre energie, che è come rapportarsi al momento elettorale. Dietro a questa domanda, come ci rapportiamo? Ci stanno decenni di dibattito tra di noi e anche ben prima di noi, perché parliamo del rapporto tra movimenti e istituzioni, parliamo del rapporto tra partiti e movimenti, e anche qui è bene che ce le diciamo tutte per andare avanti, di rapporto che è stato lacerante, drammatico,
Basta pensare agli anni dopo Genova, cosa hanno significato in uno scontro tra partito e movimento, nel caso di Rifondazione Comunista. Non sono dei nodi semplici, rispetto ai quali c'è una posizione giusta e una sbagliata. Esistono molte risposte differenti. Abbiamo un problema in comune, vuole provare ad avanzare in questo momento, senza alcuna pretesa di dare delle risposte esaustive a queste domande, prova a indicare una strada che però ne sentiamo come necessità. Prima di provare a illustrare questa strada, è importante la premessa con cui però decidiamo di percorrerla. Noi decidiamo di percorrere una possibile strada sulla rappresentanza perché la percepiamo, la consideriamo e vogliamo che sia uno strumento insieme agli altri, uno strumento insieme ai dibattiti, alle iniziative, al conflitto, alle proposte. Possiamo pensare di partecipare alle elezioni anche con una lista civica, anche con altri soggetti, perché noi abbiamo fatto, facciamo e faremo, al di là del momento elettorale. E pensiamo che abbia un senso farlo oggi, perché in questi anni abbiamo capito che i nessi amministrativi, la possibilità delle forme di autogoverno per l'attività che noi facciamo, per una città, sono qualcosa di importante. Non sono un di più, è qualcosa che dà efficacia alle battaglie che facciamo, che dà visibilità, che riesce a costruire la possibilità di trasformazione. Siamo consapevoli, anche su questo bisogna essere chiari, che il Consiglio Comunale oggi è un organismo completamente svuotato rispetto ai poteri degli esecutivi. Le assemblee elettive hanno sempre meno poteri rispetto alle giunte e questo noi lo condanniamo. Lo sbilanciamento, questo tipo di sbilanciamento è uno sbilanciamento negativo rispetto alla democrazia che noi abbiamo. Per questo ha senso oggi riuscire a ridare dignità e vita a momenti come i consigli comunali che oggi sono infangati da certe presenze come avviene nel Consiglio Comunale di Pisa. E su questo ritorno sui nessi amministrativi, sull'efficacia delle battaglie, perché noi che siamo stati fuori ai consigli comunali in tutti questi anni ci siamo sempre rapportati a ciò che veniva dentro. Credo che sia giusto e doveroso ringraziare Carlo Scaramuzzino, Sandro Modafferi, Maurizio Bini, consiglieri comunali di SEL e di Rifondazione, che in tutti questi anni, sia SEL a livello comunale, Rifondazione a livello provinciale, hanno, come dire, fatto non solo 5 anni di opposizione, che oggi consentono la possibilità di uno spiraglio e dell'assemblea di questa sera, perché altrimenti questo non ci sarebbe stato, ma perché si sono anche messi in gioco in tante battaglie che noi dal basso abbiamo messo avanti in città. Loro sono stati tante volte degli strumenti di denuncia che hanno sollevato questioni importanti, però nello stesso tempo hanno, come dire, raccolto, non in un rapporto lineare e anche conflittuale, tante delle istanze che noi promuovevamo. Quello che noi vogliamo dire qui stasera è che questo patrimonio non va disperso, lo diciamo a SEL, lo diciamo a Rifondazione, non solo non va disperso, ma attraverso questa iniziativa che noi lanciamo possiamo fare un salto di qualità, possiamo pensare di provare, come si diceva oggi pomeriggio, a forme di autogoverno, di rappresentanza e di democrazia superiori rispetto a quelle che abbiamo fatto finora. E questa sfida, diciamo, la lanciamo collettivamente, perché da questa crisi, come si diceva prima, o riusciamo collettivamente o la sconfitta dei singoli è certa, la vediamo tranquillamente sulla nostra pelle. Allora questo è il tentativo di ragionamento che noi oggi proponiamo, in un quadro politico che è sicuramente in fortissima evoluzione, e proprio perché è in evoluzione e oggi non è statico, noi pensiamo che sia possibile questa incursione eretica. Un'incursione eretica di questa sinistra multiforme all'interno delle elezioni comunali contro questo sistema di potere e per costruire quella città in comune che noi pensiamo che sia necessaria e doverosa in questo momento. Noi pensiamo che oggi sia possibile e che sia necessario. In tanti, quando in queste settimane ci siamo posti delle domande, ci saranno le condizioni, sarà il momento migliore. Come ci siamo risposti? Che le condizioni migliori non esistono mai, né nella vita né nella politica. Ci sono delle possibilità e delle contraddizioni che vanno percorse.
Noi sappiamo che ci sono degli elementi buoni, e io questo lo voglio dire con forte chiarezza. Perché decidiamo di metterci la faccia? Perché oggi qui non ci sono né cartelli elettorali strani da fare, né ammucchiate, né strane costruzioni da inventarsi. Ci sono dei percorsi che vanno rafforzati e che possono mettere a valore una relazione continua che c'è stato fra diversi in tutti questi anni. E lo vogliamo fare perché pensiamo che possa esserci una possibilità per una Pisa diversa. E pensiamo che sia possibile, che ci siano le contraddizioni e che noi abbiamo una possibilità oggi a partire dalla nostra cultura. Perché su questo noi siamo partigiani. Noi su questa, in questa città, decidiamo di schierarci senza ambiguità. Perché alcune cose che a Pisa sono accadute non accadono mai più. Perché a Pisa si possa respirare la stessa aria di quando io venni qui 20 anni fa, il 1993, quando questa città mi accolse, mi insegnò cosa erano i diritti civili e sociali provenendo da un'altra regione, e che oggi a un ragazzo che viene qui a Pisa a 18 anni gli insegna ben altro, lo esclude e lo emargina. Noi vogliamo che ritorni Pisa come città dell'inclusione. Io voglio ricordare alcune cose, perché quando ci diciamo che Pisa, l'hanno detto tanti stamattina, però io voglio ricordare 3-4 episodi su alcuni temi, perché non si ripetono mai più. Ci sono dei nomi che secondo noi dobbiamo mettere in questa campagna elettorale e che ci dobbiamo portare nella testa, perché sono esemplificativi di come la barbarie in questa città oggi viva. Faccio alcuni esempi per capirci. Samur Kanoi, nessuno lo conosce, ragazzo nepalese, morto al parco di San Rossore dopo un mese e mezzo perché era in coma, colpito da un cavallo al parco di San Rossore. Stranamente, nessuno ha mai detto che lavorava lì, però da 20 giorni, tutte le mattine e tutte le sere, entrava alla stessa ora e usciva alla stessa ora. Ad oggi, un anno e mezzo di Samur Kanoi, nessuno sa nulla. Allora noi dobbiamo chiedere verità e giustizia per lui. Dobbiamo fare una scelta chiara di campo. E lo dico, dobbiamo stare con Antimo Ceccarelli, operaio edile di 57 anni, morto nella colonia Vittorio Emanuele II di proprietà di Bulgarella, che non ha avuto neanche il coraggio di scrivere una nota di cordoglio alla sua famiglia. Dobbiamo dire alla gente di Calambrone che quel giorno al presidio ai funerali di Antimo Ceccarelli non c'era, che noi con loro sappiamo da che parte stare. Noi non stiamo con i commercianti di Calambrone che chiedevano di mettere il veleno nell'autoclavi quando dovevano venire i profughi a Calambrone, che questo sia chiaro. Così come non stiamo con gli stessi che ieri erano in consiglio comunale alla manifestazione di Confcommercio. Noi parliamo con i commercianti, pensiamo che siano una categoria su cui ci debba essere un confronto, ma ci sono alcune pregiudiziali che spiegava bene Sergio sull'antirazzismo che non sono tollerabili. E allora, rispetto alla manifestazione di ieri, da qui noi sfidiamo Titina Maccioni, che ha fatto un esposto alla manifestazione contro l'ordinanza antiprostituzione sulla questione del decoro. Se è decoro quello che abbiamo visto ieri in aula. Perché fare gli esposti contro le manifestazioni organizzate dalle associazioni è diventato fin troppo facile in questa città. Allora, in questa città è quella città dove oggi, lo spiegava bene Sergio, purtroppo si muore perché si ruba un pezzo di rame in una fabbrica dimenticata come la Citicem di Panchetti, che nonostante sia abbandonata tiene le utenze elettriche accese, e un uomo perché ruba un pezzo di rame ci perde la vita. Su questo noi lo dobbiamo dire chiaramente da che parte stiamo. Come su Ikea, noi stiamo con i facchini che hanno protestato e hanno bloccato Ikea a Piacenza perché devono sollevare 80 kg di peso per poter lavorare. Queste secondo noi sono, come dire, un patrimonio che abbiamo insieme, perché su questo costruiamo delle alleanze, non su altro. E le costruiamo su una cosa che l'ha detta anche Maria Francesca nell'introduzione, ma che mi piace ripeterla perché nella pisanità è un po' fastidiosa sentirla. Ciò che ci unisce a sinistra oggi è il fatto di essere veramente liberi dai poteri forti di questa città, dal sistema di poteri. Pisa su questo è una città strana, perché tutti sanno tutto, però nessuno parla, è molto difficile che qualcuno parla. A Pisa è difficile che qualcuno prenda posizione esplicitamente, e ci sono due ragioni, io l'ho imparato in questi 20 anni. Una, a Pisa siamo tutti amici, direi che questa però motivazione ha poco senso. L'altra è che si ha paura di essere messi alla finestra se si parla in questa città. E questa è un'altra verità che ce la dobbiamo dire fino in fondo, e che noi in questa campagna elettorale la sconteremo se la faremo.
Perché la conosciamo questa campagna? Perché tanti di noi qui dentro la vivono anche. Allora è giusto che questa paura che c'è sia detta pubblicamente, perché c'è un sistema di potere che ci vive di questo. Sul fatto che siamo tutti quanti amici, noi sinceramente penso che sappiamo che siamo amici di qualcun altro non lo siamo. Ma perché non lo siamo? Questa lista vuole parlare a tutti, però c'ha, credo, questo progetto, quando ci siamo incontrati, ci sono anche alcune divisioni. C'è oggi chi difende solo gli interessi privati e c'è una gran parte della popolazione della città che viene depredata di quei beni comuni, quotidianamente, di tutti quei servizi, proprio per la rendita. E allora su questo c'è una divisione. E anche su questo crediamo che sia possibile costruire un'alleanza comune, che riconosca però delle divisioni sociali che esistono, tra ricchi e poveri, tra chi vive di speculazione e rendita, come spiegava bene Claudio, e la parola della requisizione dovrà essere una parola fondante della nostra campagna elettorale se la faremo, perché non è possibile. Con uno slogan, con Claudio oggi si ragionava, che slogan può avere? Qua si manda un messaggio, no? Basta gente senza case e basta case senza gente, cose semplici dobbiamo dire, ma che siano di impatto e che rompano sulla struttura economica di questa città. Tutto questo non è semplice, perché non è semplice nei nostri mondi, nei mondi delle associazioni. Come dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Quello che noi non dobbiamo fare nei nostri mondi, nelle nostre associazioni. Noi non dobbiamo chiedere mai dei referendum all'interno delle nostre associazioni di schieramento per una lista o per uno schieramento. Su questo noi dobbiamo lavorare in questi due mesi, sul confronto, sulle idee, sui programmi. Questo secondo me è la cosa che dobbiamo fare, anche perché lo dobbiamo fare con grande umiltà. Tanti di noi qui presenti hanno delle storie lunghe in questa città di battaglie, di conflitti. Questo non vale sul terreno su cui ci stiamo misurando, o meglio, non vale in maniera automatica. Dobbiamo spiegare a tutti coloro che hanno vissuto a sinistra, che militano, che fanno volontariato, una coerenza e credibilità del nostro progetto. Non possiamo darlo per scontato. Ciò che daremo per scontato sarà per noi l'unico elemento che ci porterà alla sconfitta. Dobbiamo essere invece capaci proprio di muoverci sull'ascolto, sul confronto, sul lavoro comune. Questo è quello che dobbiamo chiedere alle tante associazioni dove militiamo. Dobbiamo chiedere al mondo della ricerca e al mondo dell'università di non vivere nel loro mondo separato, perché questo accade troppo spesso, ma di riuscire a contaminarsi con la città. Bisogna chiedere al mondo della cultura di battere un colpo, che esiste, che vive e che non è succube alla Fondazione Cassa di Risparmio, e quella non è l'unica strada per produrre della cultura in questa città. Dobbiamo chiedere al mondo del lavoro, coi suoi conflitti, una condivisione delle loro lotte. Quella dei cantieri navali è una ferita aperta di questa città. 60 lavoratori che sono rimasti chiusi in se stessi per una gestione sbagliata, lo dico, da parte della CGIL su quella vicenda, che non si è aperta alla città. E su quello, sulle concessioni demaniali, altrettanto non ci possono essere ambiguità. Non si può ridare la concessione a sostegni per 15 anni nel 2010, visto che ha smesso l'attività produttiva. Allora, su questo, noi dobbiamo chiedere a tutti. Pierpaolo chiedeva gli irrappresentabili. Bene, l'ha detto anche Maria Francesca, noi questa campagna elettorale, anche e soprattutto con tutti quelli che non votano, perché sono cittadini che parlano, che conoscono le persone, e su cui noi dobbiamo lavorare per convincere anche chi vota. Lo dobbiamo chiedere a tutti. La partecipazione, a chi vive nei quartieri, nelle periferie, dove forse abbiamo le maggiori difficoltà. E qui oggi questo progetto lo chiediamo anche a Rifondazione Comunista, lo chiediamo a SEL. Siamo sicuri che su questi contenuti noi non siamo divisi, ci sia una condivisione. Si tratta di capire se oggi riusciamo a fare questo passo assieme. E lo facciamo qui, in maniera pubblica, anche per provare a sancire un modo diverso di relazione, dicendocele tutte in modo tale che non ci siano infingimenti e soprattutto non ci sia tanta dietrologia che in questa città, diciamo, ha ucciso fin troppo la sinistra. Per cui è bene che queste cose si facciano alla luce del sole. Noi crediamo che nel rispetto reciproco delle differenze e delle storie, del patrimonio politico,
sia possibile tra un'esperienza di sinistra civica che nasce dal basso e quella dei partiti di vivere insieme il momento elettorale. Lo pensiamo che sia possibile senza però nessuna liturgia, ma come un lavoro comune. È necessario che questa cosa parta e si fondi sul riconoscimento, sul rispetto, però anche ci deve essere la disponibilità a mescolarsi e a contaminarsi. Ognuno deve rinunciare al proprio portato, ma lo deve mettere a disposizione dell'altro. E allora qui noi lo diciamo altrettanto chiaramente, perché sappiamo che è un tema: se alleanza ci sarà, se proposta politica condivisa ci sarà, sarà a partire dal riconoscimento del simbolo di quell'espressione, cioè di un partito. Perché pensiamo che questo abbia un senso? Perché identifica una realtà. La lista, semmai diciamo il nome, una città in comune, avrà il suo logo, la sua forma di rappresentanza in maniera autonoma e indipendente. Altrettanto devono avere tutti quei soggetti che decideranno di condividere e costruire assieme questo percorso. Per cui, rispetto a tanti dibattiti che ci sono stati, noi pensiamo che la possibilità di andare insieme con simboli diversi sia una strada da percorrere. Ma ripeto, non in termini di strategia elettorale, ma nel rispetto di alcune differenze che esistono, perché il modo in cui questa esperienza nasce alla Limonaia può candidarsi e decidere di presentarsi alle elezioni è completamente diverso rispetto alla riflessione che un partito ha rispetto al momento elettorale. Quello che dobbiamo fare è però farlo su un programma comune. Questo è unico, non ci devono essere due, tre programmi, ma un unico programma chiaro che mi sembra che dalla giornata di oggi inizia a prendere corpo. Per questo il tentativo di una città in comune di lanciarsi, stasera, di annunciare che vogliamo fare una lista che si presenti alle elezioni comunali, che abbia queste caratteristiche. Una lista che però sia fatta di competenze, in cui le tante facce che oggi hanno parlato diventino le facce che si mettono nelle liste, senza meccanismi di altra natura. Perché le competenze, le esperienze, i conflitti devono essere quello che esprime la lista, perché i consiglieri, i candidati sono strumento della collettività, non è qualcuno che ha dei pacchetti di clientele da portarsi. È chiaro, saranno importanti le preferenze che ciascuno di noi potrà dare, il contributo che potrà dare, però su questo bisogna pensare di valorizzare i percorsi che facciamo, una lista che sia aperta. Anche oggi lo diciamo qui ai tanti che sono venuti a titolo singolo, a titolo di associazioni, c'è una piena disponibilità al confronto, anzi, se questa lista veramente riuscisse a includere molti e tanti che qui hanno parlato saremmo solo felici. C'è spazio per tutti nelle liste, anche questo deve essere assolutamente chiaro. E faccio un passaggio su questo, l'idea con cui concepiamo, almeno ne abbiamo discusso a lungo, questa lista rispetto ad altre liste che si possano alleare, non può essere, non deve essere quella della concorrenza, deve essere quella della cooperazione. Bisogna che su questo si faccia un salto culturale e politico. Per questo noi crediamo sia importante un unico programma, per questo sia importante che siano delle liste che nella loro totalità riescano a esprimere il meglio dei territori, delle comunità e delle associazioni di questa città. Saranno due liste, sono 64 candidati, 64 persone che possono riuscire a dare il loro contributo, che si metteranno assieme. Oggi Rifondazione ha preso la parola e noi di questo siamo contenti e speriamo che anche nella seconda parte su questi temi più specifici lo entrino nel merito. Stasera è inutile nasconderselo, perché tanto se ne parla fuori da qui, è bene che ce le diciamo anche qui dentro. Io non so se oggi se sono rimasti o meno. Questo pomeriggio sono venuti tanti compagni di SEL con cui noi abbiamo fatto un sacco di battaglie, Sandro, Simonetta, Tiziana, tanti erano, che hanno scelto questa sera, questo pomeriggio, il silenzio. Non so se questa sarà la linea che confermeranno anche questa sera. Io personalmente mi sento di ringraziarli per il fatto che sono venuti qui oggi pomeriggio, in una situazione difficile di cui però bisogna avere rispetto. Quando le scelte SEL le avrà fatte, ognuno si assumerà le responsabilità di ciò che fa e lì ognuno poi le valuterà e le giudicherà. Però
questo il lavoro che c'è stato in 5 anni non si può cancellare, per cui per me, lo dico pubblicamente, ho ringraziato Carlo e Sandro, credo che la presenza di Sella oggi pomeriggio, anche se silenziosa, sia stato quantomeno un riconoscimento di legittimità di questa esperienza, che poteva anche non avvenire, in una situazione di grandissima difficoltà. Spero solo, e a questo qui lo dico, che chi spinge per un accordo con Filippeschi poi la faccia ce la metta, perché questo sarà un passaggio poi importante nella campagna elettorale. Dicevamo dei candidati. Sui candidati, così è come concepiamo il tipo di lista. È inutile girarci intorno. Anche la questione del candidato a sindaco è uno degli ultimi punti, e vado a chiudere, sono stato fin troppo lungo, lo so, scusate. E su questo vorremmo provare ad andare controcorrente, sulla questione del candidato a sindaco e soprattutto sulla campagna elettorale. Questo anche è uno dei temi che vorremmo mettere all'ordine del giorno di stasera. Noi siamo contrari a una campagna elettorale basata sulla personalizzazione, basata su manifesti con facce, ma quello che devono emergere sono i contenuti. Su questo pagheremo un prezzo, perché ci sarà la faccia di Filippeschi, pagheremo un prezzo perché c'è la faccia di Petrucci, pagheremo un prezzo perché c'è la faccia di Grillo nascosta sotto il logo del Movimento 5 Stelle, felici di pagarlo all'inizio, ma alla lunga su questo possiamo farcela, dobbiamo esserne convinti, perché se no diciamo e vogliamo fare un lavoro collettivo e poi ci nascondiamo dietro una faccia, quello dobbiamo dire. Noi, rispetto all'idea del primo cittadino, questa lista, questa coalizione, questa alleanza, troveremo il nome con cui la vogliamo dire, siamo tutti primi cittadini. Questo deve essere il messaggio che noi diamo in questa campagna elettorale. Alcuni di noi a titolo singolo daranno anche la disponibilità. Ripeto che oggi credo che queste decisioni sulla qualità e la scelta politica siano determinanti anche per dire che alcuni singoli possono anche partecipare, perché se non ci sono queste precondizioni politiche è chiaro che tutto il lavoro che noi ci siamo detti, un metodo, una forma, perde anche di senso. Non è voglia di nascondere, non è voglia di mancanza di trasparenza, però è la voglia di provare a fare, proprio perché in tanti ci conosciamo tutti i passaggi come si devono, perché fughe in avanti è sbagliato oggi farle, dobbiamo fare passo dopo passo, non è una cosa semplice. Abbiamo dei tempi molto molto stretti, per cui l'assemblea di domenica della lista sarà un passaggio determinante in cui si discuterà del candidato a sindaco, perché è giusto che se ne parli e perché è lì che nasce questo percorso. E questo è ovviamente il confronto anche con tutti quelli che da qui a stasera decideranno di starci dentro questo percorso. Noi vogliamo stasera ascoltare, capire, vedere la fattibilità di questi percorsi. E su questo siamo stati sicuri che la faccia già in tanti ce l'hanno messa oggi pomeriggio e ce la continueremo a mettere. Per arrivare proprio a una scelta condivisa, noi anche su questa cosa del candidato a sindaco dobbiamo dissacrare questi momenti, se abbiamo quella concezione che non mira alla personalizzazione, ma che mira a costruire un collettivo che sappia governare questa città. Sandro Medici ha lanciato una grande idea, è quella della co-sindaca. C'è la possibilità di mettere insieme esperienze diverse e di riportare in maniera compiuta la sinistra in comune. Questa è la domanda che ci facciamo. È possibile? Sicuramente se questa battaglia non la facciamo non è possibile. Se pensiamo che qualcuno è autosufficiente abbiamo perso. Allora, la nostra risposta è che ora è il momento di provarci, di farla fino in fondo, conquistare centimetro su centimetro, passo dopo passo questa esperienza, e arrivare al 28 maggio con la possibilità di almeno aver fatto una cosa. Venire qui, ritrovarci e almeno cambiare questo striscione. Anziché abbiamo un problema in comune, avevamo un problema in comune. Grazie Francesco.